Beh, dal governo arriveranno dei principi, principi essenziali e principi fondamentali. Io sono convinto che la materia vada affrontata puntando su delle linee guida e soprattutto cercando di garantire e tenere conto di quelli che sono i grandi sforzi posti in essere nel corso degli anni da parte dei balneari, da parte delle loro famiglie. Sono persone che hanno dedicato un'intera esistenza, hanno dedicato degli sforzi e dei sacrifici perché lo Stato ha dato a loro un'ampia prospettiva, hanno concentrato gli sforzi delle proprie famiglie, fatto delle scelte di vita. Ecco, non si può tirare una riga su questi sforzi, ci dovranno essere delle norme, dei percorsi equilibrati tra quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea e gli obiettivi appunto di salvaguardia di questa esperienza e soprattutto del valore delle imprese che sono state messe su nel corso del tempo, perché non apprezzo, io penso, uno sforzo, un sacrificio posto in essere nel corso degli anni. Non sarà semplice garantire questo equilibrio, ma il nostro obiettivo è proprio andare in questa direzione.